Pronto? Mare, metti su che legge, mare. Io lo sapevo. Metti su che legge sta radio, ma poi che canzone è? Ma come che canzone è? Marco Mengoni. Ma non mi piace. Se non ti piace non lo dire, non lo ascoltare. Bobby. Ora appena rispondono al telefono, io ci dico, mare, se ci metti di sì canzoni, io non vi ascolto più a voce. Ma vabbè? Non dire questo, noi dobbiamo mettere canzoni. Non siamo. Ora appena rispondono, ma non ci piglio il telefono solito. Perché sarà rubiati in una rotta, mare, si è avuto uniti, ma non dice. Noi siamo avviati in uno studio bellissimo. Moglie a capatente, poi ci facciamo fare un duplicato. Ah, c'è patente di plastica? Scusa, buon uomo, c'è il signor Canebba anche in studio. Pronto? Sì, pronto. Pronto? Sì. Che signor La Rosa, sono il signor La Rosa. Sono Giona, signor La Rosa, come sta? Purtroppo lo so che sei Jonathan, sto bene, tu come stai, caro? Tutto a posto, signor La Rosa. Tutto bene. Ci voleva dire una cosa, sì. Ma dico, da canzoni di prima, Marco Mengoni, senza offesa, dico, non è che su canzoni, ci vogliono canzoni di panascietà, così belli, trap, ma noi, noi facciamo musica per tutti, quindi ci saranno anche pezzi per la tua età. Abbiamo sentito anche Sicilia del signor Carlo Canebba. Ciao Jonathan! C'è Carlo Canebba? Sì, qua è. Carlo Canebba, si c'ho povesso, mare, si c'ho più simpatico. È troppo simpatico. Ci ho povesso, è troppo fantastico. Lo so. Io mi viro, io fai così da cucina. Sì. Che è il numero uno, Assolutamente sì. Sarà penso come noi, secondo me, il signor Canebba. Poco di più. È già simpatico, c'ha di maglietti pazzeschi. Esatto. Diciamo che in gioventù è stato bello vispo, diciamo. Numero uno. Comunque, signora Rosa, sì. Sapete che successo a Sirà? No, non lo so. Perché andiamo a mangiare un panino, un docamio, no? Sì. Ma ci piace ogni tanto. Mangio ogni tanto panino, un docamio. Tutti ci siamo andati, anche quando siamo fuori per fare serate. Lei come si mangia, signora Rosa, panino, un docamio? Lei, io sono è delicato. No, va bene, anche l'hot dog mi piace, però è dannifico, però mi mangio l'hamburger, per esempio. L'hot dog. È dannifico, hai ragione, è buono. Però, che è successo? Secondo questa cosa c'è un po' pazzesca. Allora, sì, era un mondo che mi aveva panini da all'ognina che ci ne assai, quindi c'era una pacchi. Sì, conosco. Quindi c'è un brucomela. Conosco. Ma mi presento un brucomela. Il brucomela, ce l'ho presente. Ci ho portato i miei figli e ci andavo io da bambino. Come no, lei c'è chiarato dopo che si è spaccata la testa. Ci parlano montagni russi, ma non si dicono queste cose, non si fanno. Un momento, a Mochinina, non si fa. Basta, sera eravamo già povesti che avevamo spaccato il cranio. No. Siccome siamo fagli, signora Rosa, soldi non ne avevamo. Siamo fagli, lo so. No, ma ho fumato qualche mezzo chilo d'arinio, i soldi non ci niente. Perciò poi vedi la sensazione, ha capito? Noi c'è miscamarinio da babbo. Alla voce sera ne fumiamo l'ortica. L'ortica si l'ha fumato mai. Ma io non fumo nemmeno, io non fumo neanche le sigarette, figurati se fumo queste cose orribili. Cattica, ci viene a mangiare ciumino di vedo, così fa il primo tiro, è pazzesco. Appunto. Ma stasera eravamo già povesi, non avevamo fumato tutto il rino che avevamo a casa. E ninni a mangiare un panino, un docamio, un c'ho brucomela. Giuristi che c'ho brucomela. Lo so che c'è il brucomela. Scusate, lo so. Ma sogno c'ho povesso, mi scordi cose. Sì, c'ho povesso più davvero. Ma eravamo tutto un gruppo, signor La Rosa, c'eravamo io, Allicca Mastice. Va bene. Poi c'era Pippo Braccio di Ferro. Va bene. Poi c'era lì è ragazzo di colore. Un ragazzo. Ormai il ragazzo di colore è una comitiva. Ma è moda. Giusto, ma non è che fa moda. No, la vedi, perché non è così. Se non c'hai un amico di colore, una comitiva così. Ma tu dici tutte cose scorrette. Vabbè. Basta, poi a un certo punto c'era Rullo Magic. Rullo Magic è il numero uno. Ma no! C'era Dino Imbrusatura. Non c'è bisogno che ci spiego chi si chiama di sta maniera. Va bene, sì, lo sappiamo. Poi c'erano Luca e Andrea, gemelli del Pino. Gemelli del Pino? Gemelli del Pino, si chiama. Sì, che Longhi. No, sui gemelli del Pino, Non si fa. Chi tocca sbamba, signor Longhi. Ma che su, purtroppo io sono una persona. Ma lei ci va a scuola, signor Longhi. Certo che ci sono andato a scuola. Unici lei, unici io, sti cosi. Io ho fatto la. E non si spaccava mai a testa lei. No. Non sai chi sappi tu. No, in effetti ha ragione Jonathan. Non è vero. A Mochininao ci festeggiamo, pare, Canebbe e noci. A un certo punto è sera Rullo Magic, che è un animale quando mangia, signor La Rosa, ma credi, mangia tanto. No, quando mangia è un animale. Si fa rubanino con viuster, quindi l'hot dog, si chiama l'hot dog. Hot dog, esatto. Però in America l'hot dog è rubanino con viuster, ci metti la senapa e finito da. Ma ci non cambio le panine a Catania che facciamo di sta maniera, signor La Rosa, quando mai? Chiedo ci dice, allora panino con viuster di chi è? Rullo Magic ci dice, su me, chi ci vuoi miso? E ho cominciato, funghi piccanti. Sì.
funghi e camaionese, sì, i melanzani sott'olio, melanzane grigliate, melanzane fritte, mentre che ci si mette un poco di parmigiana, che mi piace tu sapore da muligiana, no, un panino semplice, ah, poi ci misi qualche fettine di pomodoro già tagliato crura a fettine, a posto, ah, poi vuoi sei cipolla chi da cotta e chi da crura anche, ah, poi ci misi maionese, tomato, salsa barbecue e un tabasco all'ultimo, signor La Rosa. Manino, che a Battigirillo ci voleva l'acido della batteria del camion. Certo, allucinante. Basta, su bestia di Rullo Magic, tu costruisci che bestia. Ma ormai gli ha detto tante cose, ormai. Ti scuda radio. Rullo Magic, sì, c'ho pure bestia, vai, c'ho pure bestia. È la cosa più semplice che hai detto finora. Allora, basta, chi fici? Ci resi un mozzo con questo panino. Era con gli ustel, ora due gli ustel, con tutti i cosi insivati, molingiani, maionese, barbecue, che schiccia due ustel, le patti, le acquangaglia. Chi? A Luca dei gemelli del Pino, non su Luca e Andrea, certo, angagliava a Luca. Ora lei a sapere, signor La Rosa, casino acci torniamo a casa con Luca e Andrea, sì, e Luca e Andrea non sono gli stessi precisi per come vi chiama a casa. O pacci di Luca e Andrea si incazza per chi ti dice gemelli, vuole i gemelli, li vuole precisi, i vesti precisi, ci fa tagliare i capelli, su uno picchia 100 grammi, l'altro c'è picchiare 100 grammi, su uno c'è la frevi, all'altro c'è misca frevi, magari per fare ci la Venere. Devono essere precisi. Peggio che non ci avevano gli perso che ci aveva arrivato giù Giuster con tutto giù da basco, signor La Rosa, bambava come un bazzo. Peggio ci dissi che rusi presto, qualche cosa per gli occhi, fatti utile non brusatura. Signor La Rosa, dopo 10 minuti tornava e buttava un dubbetto che pareva con l'irio. E invece? Era l'occhtite, bestia, l'occhtite, che cos'è? Un superatta, certo, che unito. Certo, fa... C'era scritto l'occhi, peggio che si sarà per gli occhi. Bestia, ci impiegavo tutto l'occhio, peggio tende, poi dopo mi picchia la catta picciata e no, finalmente ci avevamo st'occhio, stava ambicato. Certo, uomo ci avevamo, signora Rosa. Come siamo vicini a suo frati, Luca e Andrea, noi erano gli uomini. Certo, quello aveva l'occhio con la carta vetrata. Scartavetrato. Peggio disse, ora come facciamo? Come ci torniamo a suo faccio? Ci andiamo a tornare stessi. Ora, siccome non ci potevamo fare guarire l'occhio a chi tu malato, ha fatto ci bene. Facciamo l'auce a chi tu buono. No, ma almeno ci torniamo stessi, ha capito? Ci torniamo precisi. Jonathan, per favore, giusto, per giusto, favore, per favore. Non dare cattivi. Non dare cattivi esempi, non dare cattivi esempi. Comunque, quando siamo ci oppovessi, capito? Magari sti cose, lei a capire. Comunque lei se ne vuole venire a ciuare ogni tanto, finisci, noi ci voglio dire, mi fa piacere. Guarda, già mi basta che tu ogni tanto intervenga in trasmissione per dire cose che non si fanno. Questo è simpatico, questo è simpatico. Aspetta un minuto, all'Icamassi c'è, scangellolo, Mar, La Rosa, scangellolo, la riunione, scangellolo. Scrivi, canepa, canepa, cagappa, signor canepa. Cagappa, cagappa. Ti mando... Non sta scrivendo, ma una gattina che ora la mammugliare, bestia, non scrivere in da gattina, scrivono un dopo. Non si scrive, va bene, ciao Jonathan, arrivederci. Rosa, ciao. Numero uno. Ciao Jonathan, ciao.